all'ASL ha diffuso questa notizia di questi 3 ragazzi di Roma in vacanza a Capri che sono stati trovati positivi al loro rientro a Roma. Secondo lei questo è il segno che i controlli fanno acqua da qualche parte? No, è il segno che da qualche settimana si è cominciato a muoversi in tutte le parti in Italia, stanno arrivando i turisti, la mescolanza provoca e provocherà dei focolai. L'importante secondo me è essere molto bravi, molto attenti a prevenire, a essere responsabili, a controllare e isolare immediatamente i casi positivi, quindi non c'è bisogno di allarmismo, non c'è bisogno di terrorismo, non c'è bisogno di un nuovo lockdown, però c'è bisogno di muoversi molto bene sulle reti sanitarie territoriali, quelle che la politica ha smantellato in questi anni, quindi medici di base, medici del territorio, ambulatori, reti territoriali, ospedali, presidi, terapie intensive, rianimazioni, medici, infermieri, ASL, tamponi, test serologici, risorse economiche, quello serve. Non allarmarci se avremo altre notizie di queste, le avremo a Capri come in altre parti d'Italia. Questo è un tema che era assolutamente prevedibile. Per ora la situazione, almeno a Napoli, comunque mi sembra sotto controllo.